Piero Benigni, nei giorni scorsi sei stato riconfermato presidente regionale dell'ADA, l'Associazione dei Direttori d'Albergo. Parliamo di Taormina e ovviamente del momento turistico della città. In questi giorni si parla tanto delle vicende inerenti il turismo a Taormina, la crisi economica. A tuo avviso, com'è la situazione? Ma certamente non è un momento molto semplice da superare, però credo che tutti quanti sono impegnati affinché questa Taormina ritorni a splendere come era in passato. Tu probabilmente ti riferisci al momento in cui stiamo attraversando con gli alberghi particolarmente significativi, quindi San Domenico, Timeo, stesso San Pietro, quasi tutti gli alberghi a 5 stelle che sono momentaneamente chiusi. Ma questo non è un fattore negativo, non lo dobbiamo prendere negativamente. Anzi, è un momento in cui tutti quanti stanno cercando di riqualificare le proprie strutture, quindi investire ancora per poter mettere sul mercato i prodotti maggiormente competitivi. Noi abbiamo bisogno di dare alla clientela che viene a Taormina alberghi e strutture qualificate maggiormente rispetto a quelle che sono state nel passato. A tuo avviso, quindi, non c'è un'emergenza legata alle chiusure, un'emergenza del momento, ma è comunque un fatto di contingenza, diciamo, legato a delle singole situazioni? Sì, non c'è una particolare, esigenza. Ripeto, chiunque in questo momento, usufruendo del periodo di bassa stagione, ha optato affinché si riqualificassero le strutture esistenti. Voi avete anche più volte smentito il luogo comune o l'accusa, tra virgolette, che viene rivolta agli albergatori di voler chiudere a ottobre, novembre, quel che sia, proprio poi per riaprire ad aprile, insomma. Io credo che nessuno abbia l'interesse di tenere gli alberghi chiusi, anzi tutt'altro. Certamente bisogna partire da oggi in avanti affinché si possa fare una politica affinché questo non succeda in futuro. E noi tutti parliamo sempre di progettualità per questa Taormina, per questa città, soprattutto nel periodo ottobre-marzo. E su questo ci dobbiamo impegnare, si devono impegnare sia le forze politiche esistenti nella città, sia gli imprenditori, ma anche noi come associazioni daremo il nostro apporto. A tuo avviso, da qui al prossimo biennio amministrativo a Taormina, quali potranno, anzi dovranno essere le priorità da centrare, da raggiungere per quanto riguarda l'aspetto turistico ed economico della città? Ma io qualche settimana fa in un'altra intervista rilasciata ad un altro giornale dissi che principalmente la struttura che deve dare un rilancio alla città è sicuramente l'apertura del Palazzo dei Congressi in modo definitivo con una sua gestione manageriale importante che possa dare uno slancio nel periodo invernale. Ma la destagionalizzazione non avviene solo ed esclusivamente attraverso la concentrazione di congressi nel periodo invernale. Io mi auguro e auspico, anche se so che le difficoltà sono notevoli dal punto di vista economico, che il nostro volano sia Taormina Arte per una programmazione più ad ampio raggio, più spalmata nell'arco dell'anno, in modo da poter dare alla città quella visibilità culturale che necessita. Ecco, tu hai detto per quanto riguarda gli spettacoli, più inverno e meno estate. Io provocatoriamente l'altro giorno dissi che il Festival del Cinema dovrebbe anche avere una sua appendice nel periodo invernale. Questo potrebbe essere un valore aggiunto per la città in un periodo in cui ha bisogno di essere movimentata, in cui ha bisogno di vivere maggiormente rispetto al periodo estivo. Noi sappiamo che i clienti attraverso i tour operator, attraverso tutte le forme che noi sappiamo vengono nel periodo estivo, noi dobbiamo concentrare maggiore clientela nel periodo invernale. E perché no?
organizzare manifestazioni veramente importanti attraverso Taormina Arte, ripeto, pur sapendo quali sono le difficoltà economiche che Taormina Arte attraversa, il comitato attuale dovrebbe impegnarsi affinché si possa programmare nel tempo, quindi da ottobre a marzo, una serie di eventi che possono anche essere di collante per una stagione migliore nel periodo invernale.